Ebbene sì, dai, cavalchiamo l'onda e parliamo del live action di One Piece di Netflix. Non fraintendetemi, non è che se ne parlano tutti, ne devo parlare per forza anche io, anche perché chi mi segue lo sa, negli anni ho sempre cercato di dare varietà nei contenuti che porto. Ma c'è da dire che io è fin dal lontano 2017 che sono a favore di trasposizioni live action a tema manga e anime. Infatti segui passo passo l'adattamento di Netflix su Death Note e ci portai addirittura 3 video. E pensate che fu proprio quel live action a farmi abbonare alla piattaforma. Ora come ora mi fa un po' strano. Alla fine studio cinema da diversi anni, mi piacerebbe un giorno poter lavorare nel settore, magari non per forza cinema, ma comunque nell'audiovisivo, quindi per me l'idea di un live action su One Piece, che è un manga anime che mi ha letteralmente cresciuto fino da quando ero piccolo, era sicuramente un'idea interessante e accattivante. Anche se diciamocelo, avevamo tutti una fottuta paura di questo live action, chi più chi meno. Infatti Netflix ci ha provato diverse volte negli anni a proporre dei live action, oltre a Death Note, che purtroppo per me era stata abbastanza una delusione, era un film di 1 ora e mezza che non rendeva assolutamente giustizia né al manga né all'anime, e di Death Note aveva veramente poco. Netflix ci aveva provato anche con Fullmetal Alchemist, nei casi più recenti Cowboy Bebop, però non era mai riuscita a dare un'idea di live action veramente riuscita alla piattaforma e quindi al pubblico. Quindi devo dire che l'idea di un live action su One Piece spaventava un po' anche me. Questo perché One Piece è un'opera super fantasiosa, composta da personaggi dai poteri e capigliature assurde, ambientazioni molto varie e specifiche, e con soprattutto una marea di dettagli di un mondo veramente vasto e complesso. Sicuramente una serie di 8 episodi da 1 ora incentrati sul primo arco narrativo, Romance Dawn, scritto e disegnato da Eiichiro Oda ben più di 20 anni fa, era una sfida ardua, ma Netflix l'ha voluta intraprendere. Se ci pensate, per questo live action di One Piece si potevano prendere 2 strade. La prima era quella di fare un adattamento liberamente ispirato all'opera originale di Eiichiro Oda, quindi magari un adattamento più realistico, togliendo magari i poteri dei frutti del diavolo e quant'altro, magari un adattamento che fosse meno cartunesco ma che mantenesse comunque lo spirito dell'opera. Mentre l'altra strada era quella di fare un adattamento più fedele all'originale, con appunto magari maggiore cura nei dettagli, nei costumi, nei personaggi, con ovviamente qualche inevitabile cambiamento. Netflix ha scelto di più per questa seconda opzione, ma si è presa comunque delle libertà narrative per quanto riguarda la storia di questi primi 8 episodi che, devo dire, sinceramente non mi sono dispiaciute. Il risultato, per quanto mi riguarda, è sufficiente. Infatti, uno dei pregi, secondo me, di questa serie è il fatto che un episodio tira l'altro, quindi io, vedendo la fine di un episodio, avevo subito voglia di vedere quello successivo, e così per tutti gli episodi, di questa serie. Se ci pensate, è un pregio non da poco. E secondo me questo è stato anche grazie appunto alla storia di questo live action, che è stata rimaneggiata in alcuni punti, in altri punti è stata molto fedele invece magari alla controparte cartacea. Sicuramente si è presa delle libertà, non è esente da difetti come serie, sono cose che probabilmente avete già sentito in questa settimana, in questi giorni, dire da diverse persone. È una serie che ci ha messo tanto. Gli attori, ho visto che ci credevano tutti in questo progetto, ed è una cosa che era fondamentale, secondo me, perché se comunque hai un buon cast, infatti il casting di questa serie, secondo me, è stato veramente azzeccato, secondo me, praticamente in tutti i ruoli. Appunto, dicevo, se hai un cast che funziona, a maggior ragione, di conseguenza si può chiudere l'occhio su alcune cose più scricchiolanti, come appunto la CGI e i costumi e le ambientazioni, che non sono state proprio ottimali, e lo si vedeva già un po' dal trailer. Adesso magari entro un pochino più nel dettaglio, quindi farò degli spoiler, vi avverto, ma comunque sì, come si poteva già vedere un po' dal trailer, le ambientazioni sono state un po' spoglie, anche la mancanza di comparse in alcuni punti si sente. Tra l'altro, bello che ci siano state delle riprese, più che altro dei long shot da lontano, appunto, di città italiane come Positano, ovviamente rivisitata in computer grafica, degli scorci di Amalfi, Sorrento, chiaramente
più magari del, appunto, dei campi molto lunghi che facessero vedere queste città solamente da lontano. Poi le riprese effettive non penso le abbiano fatte sicuramente in degli studi. Se avete visto tutta la serie vi sarete accorti che anche molti combattimenti sono stati fatti dentro degli interni, proprio per sopperire magari a degli esterni non propriamente curati, o che comunque per ragioni di budget non potevano essere curatissimi. Infatti io sono abbastanza sicuro che questa serie, se verrà poi portata in avanti con una seconda stagione, e mi pare che i presupposti ci siano, perché comunque mi pare che sia piaciuta, in questi primi pareri che ho visto sul web mi pare di vedere che sia piaciuta, che abbia fatto magari avvicinare anche a One Piece gente che non, di One Piece insomma non ha mai visto l'anime, non ha mai letto il manga, e dopo ci arriviamo a parlarne perché ho anche un paio di esperienze personali al riguardo. Sicuramente magari questa serie di One Piece potrebbe avere un budget molto più elevato, anche perché Netflix ho notato che ci sta puntando tanto, e il fatto di avere 100 milioni come budget erano sì tanti, ma per un'opera come One Piece forse non erano abbastanza, appunto per sopperire ad alcune cose come la CGI, che non è perfetta, lo si vedeva già dal trailer. Cioè, quando prendono la testa di Buggy che si vede in uno scorcio, era veramente inguardabile, si vedeva proprio che era fintissimo in alcuni momenti. Quindi diciamo che alcune cose come appunto ambientazioni, maggiori comparse e CGI, sicuramente magari per una seconda stagione sono fiducioso che possano fare un tipo di lavoro migliore a fronte magari di un budget più elevato. Ad ogni modo, secondo me è stato fatto comunque un lavoro discreto in alcuni punti, perché lavorare a un'opera come One Piece, che ha una immensità di dettagli veramente elevata, non era sicuramente facile. Infatti alcune cose invece, paradossalmente, come i lumacofoni, che sinceramente non ci avevo neanche pensato, ho detto come faranno i lumacofoni, non sapevo neanche se li avessero inseriti, mi sono piaciuti e sono una delle parti in CGI che sinceramente mi hanno colpito di più. Terminando il discorso CGI, non ho apprezzato al 100% gli uomini pesce. Sarà che di per sé era già strano vedere degli uomini pesce, come avevamo visto nel manga e nell'anime, fa un effetto di per sé un po' straniante, anche perché forse per ora penso gli uomini pesce che abbiamo visto al di là di One Piece, penso che li abbiamo visti solo in Pirati dei Caraibi, per dire. Quindi, però diciamo che la CGI degli uomini pesce non mi ha fatto tanto impazzire, devo dire, mi sembravano molto plasticosi, non mi hanno convinto al 100%, però in generale non si può avere tutto. Terminando le cose che mi sono piaciute un pochino meno, sicuramente alcuni costumi che in alcuni punti ci stavano, in altri meno, nonostante abbia apprezzato il fatto che appunto alcuni costumi che indossano i protagonisti della ciurma facevano parte fondamentalmente dei frontespizzi che disegnava Oda all'inizio di ogni capitolo, quindi come cosa l'ho trovata molto carina. Mi è piaciuto meno, magari mi sono piaciute meno alcune parrucche che sembravano veramente finte, e poi non ho apprezzato il fatto che venissero utilizzate anche in alcuni flashback con i personaggi da bambini, cioè Nojiko con i capelli blu che sembra che ha 10 anni, per a mio modo di vedere, ragazzi, non si può vedere, cioè, ok che siamo in un mondo molto fantastico, ok che è One Piece, però stiamo parlando di un live action, quindi alcune cose mi sembrano un po' strane. Diciamo che già su personaggi adulti ci sta magari che abbiano questi capelli tinti un po' vistosi. Su una bambina di 7, 8, 10 anni che sia, all'età di Nojiko, mi ha fatto un po' strano, sinceramente, vedere dei capelli così blu già da piccola. Semplicemente, probabilmente, perché essendo un live action alcune cose inevitabilmente risultano un pochino più strane. Parlando invece delle cose che mi sono piaciute, sicuramente la ciurma è stata una delle cose che mi è piaciuta di più. Da Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji li ho adorati, ma come dicevo prima, il casting in generale per me è stato tutto azzeccato ed era una cosa, come dicevo, fondamentale. Non ho apprezzato allo stesso modo le controparti dei protagonisti da bambini, non mi sono piaciuti tutti i flashback allo stesso modo. Sicuramente uno di quelli che mi è piaciuto di più è quello di Sanji, che l'ho trovato veramente ben fatto, e anche l'attore che interpreta Zeff veramente veramente bravo. Lo flashback di Luffy secondo me funzionava in alcuni punti, in altri molto meno. Anche l'attore che fa Shanks sì mi è piaciuto, ma a tratti, e infatti ero curioso di sapere come avrebbero realizzato quel momento che per me è
è veramente iconico, ed è in generale iconico per One Piece, dello sguardo che fa Shanks contro il Re del Mare. Ero molto curioso di capire come l'avessero fatto in un live action, perché è estremamente difficile e nel manga ha una potenza non indifferente, così come nell'anime, ma perché si tratta appunto dell'opera originale, e in live action zoppicavo un po' quella scena, zoppicato abbastanza. Però per il resto anche gli altri flashback non mi sono dispiaciuti, quello di Nami, quello di Usopp, anche se si vede un pochino meno. Già quello di Zoro, abbiamo visto uno Zoro un po' più adolescente, però in generale sul rapporto con Kaia penso abbia funzionato e si sia notato. In generale anche l'ambientazione in mezzo al bosco l'ho apprezzata. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto di questa serie è sicuramente la storyline parallela con protagonisti Garp, Kobe e El Meppo, che non mi aspettavo. Penso nessuno si aspettasse una storyline parallela dedicata alla Marina, ma devo dire che mi è piaciuta. Anche questo Garp, che si discosta abbastanza da quello del fumetto, infatti quando vedevo questo Garp sullo schermo dicevo ok, c'ha qualcosina del Garp originale, ma perché ce l'hanno inserito, tipo delle risate, lui che lancia le palle di Callone, però in altre cose era molto diverso, molto magari più, tra molte virgolette, possessivo nei confronti del nipote, cioè almeno voleva capire cosa volesse davvero fare. Però alla fine è sempre, cioè in alcuni punti è veramente Garp, cioè lui che parla della libertà, del voler essere di voler rimanere viceammiraglio per avere più libertà, e in generale il concetto di libertà è una cosa che è molto presente in tutto il live action ed è uno dei fulcri, diciamo il cuore pulsante di One Piece e dell'opera originale, il fatto che i protagonisti vanno poi alla ricerca della libertà. Quindi diciamo che secondo me comunque lo spirito dell'opera di Eiichiro Oda si sente, spremuto molto al succo, ma si sente. Quindi io, come detto, è una serie che mi è piaciuta, ho apprezzato tanto anche il reparto musicale, molto molto bella la opening, diciamo l'intro, poi alcune cose come liquore di Binks o sake di Binks, che dir si voglia, ho in mente la versione dell'anime occidentale, sentire quella canzone di sottofondo nel flashback con Shanks e Luffy mi ha fatto battere il cuore, perché comunque è una canzone a cui sono molto affezionato, si è sentita anche We Are, quindi diciamo che ho apprezzato il fatto che anche alcuni dettagli venissero curati proprio per i fan, ed è tra l'altro una serie che è piaciuta e sta piacendo non soltanto ai fan, ma anche a chi di One Piece conosce poco o nulla. Mi è capitato, mentre guardavo il primo episodio, che entrasse mio padre in sala mentre stavo guardando, insomma, la TV, stavo vedendo questo primo episodio di One Piece, e è rimasto in qualche modo affascinato e si è fermato con me a guardarlo, anche se l'episodio era avviato. Ripeto, mio padre ha più di 60 anni, però nel senso è rimasto appassionato, si è visto anche il secondo episodio, adesso si guarderà poi gli altri, perché poi io sono andato avanti, mi sono sparato tipo 2-3 episodi in una serata, quindi inevitabilmente sono andato un po' rushando. Però ad esempio anche un altro mio amico che non ha mai letto barra visto One Piece ha iniziato a vedersi questo live action, e è interessante perché appunto, come dicevano poi i creatori di questo live action, diciamo, e come voleva poi Eiichiro Oda, è un live action sì pensato per i fan, ma anche indirizzato a quella fetta di pubblico che One Piece non lo conosce ancora, non l'ha mai letto, non l'ha mai visto, quindi da questo punto di vista l'ho trovata molto interessante come operazione. E come dicevo a inizio video, credo che col fatto che sta avendo abbastanza successo potrebbe avere un budget molto più elevato per una seconda stagione. E quindi alcune cose che in questa prima stagione tentennano un po' di più potrebbero sicuramente risultare realizzate in modo migliore, a partire dalla CGI, le ambientazioni e magari anche una maggiore cura in alcuni costumi. Poi sicuramente avrà influito anche l'aspetto nostalgia, non lo nego, perché comunque vedere degli episodi, dei momenti che vedevo nell'anime quando ero bambino fa un certo effetto, sicuramente dell'hype c'era, e sicuramente in alcune cose ha toccato molto appunto questo lato affettivo, questo lato affettivo in generale verso l'opera, perché comunque alla fine è sempre One Piece, e potevano sbagliarlo completamente questo live action. Secondo me non l'hanno sbagliato
Per carità, alcune cose potrebbero essere fatte meglio, però in generale, ripeto, mi ha divertito, mi ha intrattenuto, mi ha emozionato, quindi lo promuovo questo live action e spero sinceramente di vedere cosa potrebbero fare in una seconda stagione con maggiore budget, perché se le premesse sono queste, sono veramente curioso di vedere come andranno avanti. Bene ragazzi, direi che quello che pensavo su questo live action di One Piece ve l'ho detto. Sono arrivato magari un po' in ritardo rispetto ad altri creator, non me ne frega nulla. Volevo comunque parlarne perché ho seguito anch'io passo passo questo live action. Non ci ho portato dei video durante gli ultimi mesi, un po' per impegni personali, un po' per altro, e perché ho dato spazio ad altri video. Ma di questo live action, soprattutto adesso che era uscito e vi potevo dare un'opinione concreta, volevo fare un video del genere, ne volevo parlare, anche se ne hanno già parlato tantissime altre persone molto più esperte di One Piece rispetto al sottoscritto, ovviamente, ma insomma volevo dirvi la mia sincera opinione da comunque lettore di One Piece, visto che ormai mi sto cercando di mettere in pari con i capitoli da un po' di mesi, quindi diciamo che ha fatto piacere vedere questo live action. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi, che sono molto curioso, se c'è qualche opinione che ho detto in cui vi rispecchiate, se mi sono scordato qualcosa che volete farmi notare magari qui sotto nei commenti, ditemi tutto che vi leggo sempre volentieri. Le mie pagine social, Twitch, Instagram e Facebook, come al solito ve le lascio qui sotto in descrizione. Se il video vi è piaciuto ovviamente vi chiedo di lasciare un bel like per sostenermi e di condividere il video. Se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo a un prossimo video. Ah ecco, mi stavo per scordare una cosa che è avvenuto proprio nel finale. La taglia di Luffy nel live action, cioè ci hanno fatto la cicatrice nera, cioè come nel manga, cioè, quando nel live action ovviamente c'è una cicatrice realistica. Non l'ho capita questa cosa, però simpatica.